Welcome to Miro TV! Ragazzi, pare che finalmente WWE 2K abbia lanciato uno squillo, o quantomeno un trailer. Me lo sono ritrovato un piccolo segmento su Instagram, l'ho bloccato, ho detto voglio farci una reazione. Chissà se vedremo finalmente una cazzarola di immagini di gioco, perché praticamente tutti gli altri giochi hanno fatto uscire già comunque dei gameplay, già comunque delle immagini, tutto quanto. Qua di WWE 2K19 non si sa praticamente nulla. Ci sono stati 3.000 rumor, si è parlato di ritorno della Gemmund, si è parlato di un ampliamento della universe, si è parlato di personaggi a destra e a sinistra. L'unica cosa che effettivamente si sa sono due, praticamente AJ Styles sulla cover e Ronda Rousey come personaggio del DLC. Ora, leggendo qui il nome di questo video qui, Davide Videogay e Rey Mysterio Pre-Order Trailer, mi fa pensare che pure lui sarà un personaggio che si dovrà comprare una sorta di DLC. Staremo a vedere se su questo trailer, su questo video avremo finalmente un'immagine di gioco o sarà solo una presentazione di Rey Mysterio, che comunque sono felicissimo del suo ritorno sul gioco, e questo mi fa anche pensare comunque che ci siano davvero tanti contatti con Rey Mysterio e il suo ritorno in WWE non è così lontano, assolutamente ragazzuoli, perché già il fatto che fa parte del gioco mi porta a pensare che ci siano stati davvero tanti tanti contatti con lui, e il ritorno in WWE è imminente, soprattutto con un contatto full time o comunque una cosa del genere. Detto questo, ragazzuoli, facciamo partire in questo istante il video. Questo non è Rey Mysterio, ma Daniel Bryan. He's an underdog. Underdog, Jeff Hardy, Daredevil. Daredevil, Miz, c'è anche Next. Miz, bellissimo. He's glorious. Glorious, Sonkei. parla mai italiano. Hero. Lashley, Tradition. Charlotte, tutti si tolgono la maschera ovviamente. E poi c'è lui, back, tornato. Quindi nessuna immagine di gioco. Nessuna immagine di gioco, e ci dicono sì, la Deluxe Edition. Così 30 secondi praticamente di poca roba, effettivamente. Tuttavia, allora a sto punto è tornato Rey Mysterio, tanto contento. Ma ragazzoli, mi aspettavo un'immagine di gioco, che ne so, un Rey Mysterio che ti fa l'entrata, niente. Non capisco questa mossa di 2K, che non fa proprio uscire minimamente mezzo scorcio di video del gioco. Mi lascia pure un po' perplesso, vi dirò la verità. Sarà che ci stanno davvero impegnando molto a sto punto, perché è uno dei pochi giochi che non ha fatto uscire manco mezza immagine. Tuttavia, c'è il ritorno di Rey Mysterio, c'è Ronda Rousey come DLC. Può essere tanta roba il pre-order, ma staremo anche a vedere come gesteranno i vari DLC. Staremo a vedere se sarà come al solito ogni anno il roster più grande di sempre. Vediamo un po' cosa ci aspetta nei prossimi giorni, che a solito dovranno uscire qualche notizia in più, perché se no sapremo le cose direttamente a ottobre, quando uscirà il gioco. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, spolliciate, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Davvero è tutto, too sweet!